Il 2013 per Malta è un anno importante. Ricorre infatti il quattrocentenario della nascita di Mattia Preti. Dominic Micallef, responsabile culturale dell'Ente del Turismo Maltese. Per Malta Mattia Preti ha fatto tantissimo, difatti lui ha vissuto più di 40 anni qui a Malta, arriva qui verso il 1659 e è morto qui a Malta nel 1699. Quello che è interessante è che, a parte la volta della chiesa di San Giovanni, che lui ha fatto gratuitamente, non fu pagato per fare questo lavoro incredibile, lui ha fatto tanti dipinti in tanti villaggi qui a Malta. Oggi queste chiese dove ci sono i dipinti di Mattia Preti sono così orgogliosi di avere questi dipinti, perché sicuramente dopo il Caravaggio Mattia Preti è l'artista straniero più importante che ha vissuto qui a Malta. Malta ha deciso di celebrare degnamente il grande artista calabrese, innanzitutto con un'importante mostra che unisce per la prima volta quadri dei più grandi musei europei, come il Prado di Madrid, il Louvre di Parigi, i Musei Vaticani di Roma e gli Uffizi di Firenze. È anche partito un importante programma di restauri, che comprende tra gli altri la splendida chiesa di Santa Caterina d'Alessandria alla Valletta e parte della grandiosa volta di San Giovanni. Ma i 400 anni di Mattia Preti sono soprattutto una splendida occasione per andare alla riscoperta delle opere del grande pittore sparse per Malta e Gozo. È un percorso inconsueto che vi porterà fuori dalle rotte turistiche tradizionali e vi farà scoprire l'atmosfera senza tempo dei villaggi interni di Malta, tra piazze barocche e chiese dagli interni scenografici, per innamorarvi anche voi di quest'isola, come successe 4 secoli fa al grande artista italiano che oggi celebriamo.